Benvenuti nella finestra di Aria Pulita, come ogni lunedì è tornato a trovarvi, soprattutto Franco Mocchi. Buongiorno Mocchi. Buongiorno e buongiorno a tutti. Il commercialista che è pronto a rispondere come sempre alle vostre domande. Io vi ricordo per chiamarlo in diretta allo 02 45 70 23 12, soprattutto per fare un po' il punto della situazione su questa legge di stabilità così come oggi ci è stata presentata dal governo. In modo che cerchiamo di capire bene che cosa potrebbe accadere se non viene modificata dal Parlamento. Beh, noi pensiamo che il Parlamento la modificherà e la modificherà perché già da tutti i fronti arrivano critiche, arrivano richieste, arrivano proposte di cambiamento, quindi ci sono tante possibilità che compatibilmente con la necessità di bilancio dovranno magari dare, diciamo, cambiarci qualche cosa. Vediamo cosa c'è adesso. Allora, un riassunto brevissimo, perché il tempo è anche quello che è, qui bisogna, per parlare di questa legge di stabilità ci vorrebbero 2, 3, 4, 10 trasmissioni. Quindi, allora, quali sono praticamente i punti principali? Logicamente, uno dei punti principali è il cuneo fiscale e le deduzioni per l'IRAP. Cuneo fiscale che, in base alle previsioni, alle ipotesi che facevamo, è molto più basso, perché praticamente i tagli sono stati molto più bassi rispetto a quelli che si prevedevano. Quindi parliamo di questo famoso mini cuneo fiscale che porterà a dipendente 400 al massimo, 14 euro al mese. Sì, proprio 400, al, 14. Massimo. C'è già una chiamata, Mocchi. Sentiamo. Che le prendiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Maria. Buongiorno. Maria, buondì. Senta, una domanda. Io in qualità di inquilina ho sentito dire che questa IMU tassi, insomma, cosa del genere, potrei comunque avere a carico qualcosa in più del normale. Mica così gentile da chiarirmi questa cosa, perché io sono nulla, cioè non ho nulla, sono solo una affittuaria, quindi mi però spaventa dovrai cosa. In qualche modo effettivamente pagare. Adesso Mocchi ti spiega in che modo. Allora, grazie intanto. Allora, dovremmo prima di tutto dire una cosa, che gli inquilini già qualcosa pagano, perché la tassa sui rifiuti fino ad oggi la pagavano gli inquilini e non i proprietari. È chiaro che dalle premesse, ci saremmo arrivati parlando più avanti, dalle premesse non sono ottimista sul fatto che l'inquilino o il proprietario paghino di meno di quello che pagavano l'anno scorso, facendo confronti, mettendo insieme l'IMU, mettendo insieme la vecchia TARSU, mettendo insieme la nuova TARES, mettendo insieme la nuova... adesso non sappiamo se è maschile o femminile, perché qualcuno dice si chiama tributo, lo chiamano tributo per i servizi, quindi il TRISE oppure la TRISE, tassa sui rifiuti. Comunque, è difficile a dire alla signora cosa succederà. Una cosa è certa, continuerà come minimo a pagare quello che pagava con la tassa sui rifiuti in precedenza. Pensiamo qualche cosa in più tutti, perché il comune... Servizi indivisibili. Esatto, perché verranno addebitati ai contribuenti, ai cittadini, anche i servizi indivisibili dei quali in precedenza si faceva carico il comune. Torniamo al nostro mini cuneo fiscale. Come abbiamo detto, quindi si parla di risparmi. Attenzione, io continuo a dire si parla, perché logicamente questa è la proposta di legge di stabilità che il governo fa al Parlamento, poi è il Parlamento che deve ratificarla, emendarla, cambiarla e produrla alla fine, avendo poi il risultato finale. Quindi potrebbero esserci dei piccoli vantaggi alle imprese con detrazioni fiscali per esempio la possibilità in alcuni casi di dedurre ancora di più di quel poco che deducono sull'IRAP oggi. Potremmo avere poi invece delle detrazioni fiscali in più ai lavoratori dipendenti, cioè in boot che creeranno questo mini vantaggio, perché ripeto, con 14 euro massimo al mese, secondo me non si fa girare l'economia. Anche perché poi se te le danno da una parte, se te li portano via dall'altra. Siamo... Altri fattori, altri punti importanti nella
diciamo, nella legge di stabilità, dei quali paradossalmente si parla meno, perché gira e rigira noi parliamo della TARES, della TARI, parliamo dell'IMU, ma o parliamo di cuneo fiscale. Parliamo intanto con i cittadini. Va bene. Pronto? Anche perché poi ricordo che Mocchi fortunatamente ci sarà anche questa sera nell'approfondimento del TG7, per cui avremo modo di approfondire ulteriormente. Buongiorno. Volevo chiedere che cosa si intende per servizi indivisibili. Devo dire che io non so, sono una locataria di un'abitazione, residenza pubblica, insomma, residenza, come le chiama, l'ERP. Edilizia residenziale pubblica, sì. Anche questo deve influisce sul pagamento di questa, diciamo, IMU, tra virgolette. Cioè, lei mi perdoni, lei è proprietaria di una casa? Non sono proprietaria di niente, sono solo un'affittuaria. Ah, un'affittuaria, ok. Sì, okay, l'affittuaria bene. di una casa popolare, di una casa di edilizia residenziale pubblica. Sì. Allora, signora, per i servizi indivisibili noi intendiamo quei servizi che i comuni danno avrebbero sempre dato, chi più chi meno, come per esempio la manutenzione delle strade, l'illuminazione pubblica, cioè questi servizi che ci sono sempre stati, quello che non ne sapevamo quasi dell'esistenza, perché entravano nel bilancio dello Stato, dei comuni, i quali lo finanziavano con le proprie entrate e non solo con le entrate tributarie. Invece adesso, quota a parte, adesso non mi ricordo la quota, Mocchi, quant'è la quota Occhio Croce? Bella, non esiste, non c'è una regola, perché i criteri sono dati, hanno dato alcune delle facoltà. Si parte per i servizi indivisibili da un'aliquota dell'1 per 1000 sul valore dell'immobile, quindi... Altra telefonata. Mocchi mi sa che si riserva tutto per questa sera. Allora, chi abbiamo in linea? Sono Elda, telefono da Torino. Buongiorno. Prego. Allora, volevo dire, questa nuova tassa non metterà un nuovo contrasto tra inquilini e proprietari? Mettiamo il caso che l'inquilino sia moroso, non pagherà neanche la TARSU, l'ex TARSU. Quindi aumenteranno i contrasti per i proprietari? In teoria no, perché il rapporto non è che deve essere tra proprietario e inquilino, o meglio, il proprietario dovrà pagare la sua quota di TARI e di TASI, perché c'è una piccola quota del proprietario, l'inquilino pagherà la sua, come è sempre stato. Il rapporto per quanto riguarda il pagamento dei rifiuti non è tra il proprietario, ripeto, e l'inquilino, ma è tra l'inquilino e il comune, e per quanto riguarda il proprietario, tra il proprietario e il comune. Quindi non ci deve essere sostituzione del debitore, quindi sarà il comune a doversi far carico di recuperare quanto non pagato dall'inquilino, e la stessa cosa nei confronti del proprietario. Quindi, secondo me, dovrebbe essere una scusa quella di voler rivedere il contratto di locazione, perché non dovrebbe assolutamente entrare nel contratto di locazione. Allora, vediamo di prendere altre telefonate tra poco, ma torniamo a fare almeno una sintesi di quanto stavamo dicendo prima. La nostra sintesi comprende quindi altri interventi che in breve vediamo di riepilogare, come per esempio la vendita degli immobili, quindi lo Stato cercherà di recuperare somme a copertura di questa operazione, di questo bilancio, vendendo degli immobili, oppure anche facendo dei provvedimenti che possono interessare le pensioni. Uno, l'indicizzazione, che sarà l'indicizzazione degli assegni fino a 3 volte il minimo, e l'altro, un contributo di solidarietà, si parla, per le pensioni oltre i 100.000 euro. Poi, logicamente, verranno aumentate le imposte sulle rendite finanziarie, e qui praticamente l'aliquota sui prodotti finanziari passa dall'1,5 all'1,65 per 1000. Poi, logicamente, ai comuni virtuosi è consentita una deroga al patto di stabilità, cioè potranno, io so di comuni che hanno disponibilità di fondi e non possono investirli perché
e uscirebbero dal patto di stabilità. Quindi questa deroga dovrebbe facilitare e quindi migliorare la circolazione, perché il nostro problema qual è? È quello di migliorare la circolazione del denaro per creare sviluppo. Guardi, Mocchi, ci dobbiamo fermare perché il tempo è a nostra disposizione è terminato, ma come dicevo prima, Franco Mocchi lo ritroviamo non solo lunedì prossimo a Finestra di Area Pulita, ma lo ritroviamo anche questa sera all'interno del TG7 nell'approfondimento, dove avremo modo di parlare di queste tematiche. Qui io ringrazio Mocchi per essere stato con noi. Ci vediamo tra qualche oretta alle ore 12 invece per quanto riguarda Aria Pulita. Buona mattinata e buon inizio di settimana a tutti.